terra, ai vostri posti. Pronti? Andiamo a scoprire il luogo della storia e a conoscere un pavido curato, Don Abbondio, minacciato da due rivali bravi. Tornerà tremendo e trafelato in canonica a raccontare a Perpetua che un tale matrimonio non sa da fare. Quel ramo del lago di Como volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti, tutto a semi e a golfi, a seconda dello scorgere e del rientrare di quelli, vieni quasi a un tratto a restringersi e a prendere corso e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte. E il ponte, che ivi congiunge le due rive, pare che renda ancora più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'Adda ricomincia per ripigliar poi il nome di lago, dove le rive, allontanandosi di nuovo, lasciano l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi semi. La costiera, formata dal deposito di tre grossi torrenti, scende appoggiata a due monti contigui, l'uno detto di San Martino, l'altro, con voce lombarda, il Resegone, dai molti suoi cocuzzoli in fila, che in vero lo fanno somigliare a una sega. Talché non è chi al primo vederlo, purché sia di fronte, come per esempio di sulle mura di Milano che guardano a Settentrione, non lo discerna tosto, a un tal contrassegno in quella lunga e vasta giogaia dagli altri monti di nome più oscuro e di forma più comune. Per un buon pezzo la costa sale con un pendio lento e continuo, poi si rompe in poggi e in valloncelli, in erpe e in spianate, secondo l'ossatura dei due monti e il lavoro dell'acqua. Il lembo estremo, tagliato dalle foci dei torrenti, è quasi tutto di aria e ciottoloni. Il resto, campi e vigne sparse di terre, di ville, di casali, in qualche parte boschi che si prolungano su per la montagna. Lecco, la principale di quelle terre e che dà nome al territorio, giace poco discosto dal ponte alla riva del lago, anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso quando questo ingrossa. Un gran borgo al giorno d'oggi e che si cammina a diventare città. Ai tempi in cui accadono i fatti che prendiamo a raccontare, quel borgo, già considerabile, era anche un castello e aveva perciò l'onore d'alloggiare un comandante e il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli che insegnavano la modestia alle fanciulle e alle donne del paese, accarezzavano di tempo in tempo le spalle a qualche marito, a qualche padre e sul finire dell'estate non mancava mai di spandersi nelle vigne per diradar nude e alleggerire a contadini le fatiche della vendemmia. Dall'una all'altra di quelle terre, dall'alture alla riva, da un poggio all'altro, correvano e corrono tuttavia strade e stradette più o meno ripide o piane, ogni tanto affondate, sepolte tra due muri, donde alzando lo sguardo non riscoprite che un pezzo di cielo e qualche vetta di monte. Ogni tanto elevate su terrapieni aperti e da qui la vista spazia per prospetti più o meno estesi, ma ricchi sempre e sempre qualcosa nuovi, secondo che i diversi punti pigliano più o meno della vasta scena circostante e secondo che questa o quella parte campeggia o si scorcia, spunta o sparisce a vicenda. Dove un pezzo, dove un altro, dove una lunga distesa di quel vasto e variato specchio dell'acqua, di qua a lago, chiuso all'estremità o piuttosto smarrito in un gruppo, in un antirivieni di montagne, di mano in mano più allargato tra altri monti che si spiegano a uno allo sguardo e che l'acqua riflette capovolti o paesetti posti sulle rive. Di là, braccio di fiume, poi lago, poi fiume ancora, che va a perdersi in lucido serpeggiamento pur tra monti che l'accompagnano, degradando via via e perdendosi quasi anch'essi nell'orizzonte. Il luogo stesso da dove contemplate quei vari spettacoli vi fa spettacolo da ogni parte. Il monte di cui passeggiate le falde vi svolge al di sopra, d'intorno, le sue cime e le balze, distinte, rilevate, mutabili quasi a ogni passo,
aprendosi e contornandosi in giochi ciò che era sembrato prima un sol giogo e comparendo in vetta ciò che poco innanzi vi si rappresentava sulla costa. E l'ameno, il domestico di quelle falde, tempera gradevolmente il selvaggio e orna vieppiù il magnifico dell'altre vedute. Per una di queste stradicciole tornava ben bello dalla passeggiata verso casa sulla sera del giorno 7 novembre dell'anno 1628 Don Abbondio, curato di una delle terre accennate di sopra. Il nome di questa, né il casato del personaggio, non si trova nel manoscritto né a questo luogo né altrove. Diceva tranquillamente il suo ufficio e talvolta, tra un salmo e l'altro, chiudeva il breviario tenendovi dentro per segno l'indice della mano destra e messa poi questa nell'altra dietro la schiena, proseguiva il suo cammino guardando a terra e buttando via con un piede verso il muro i ciottoli che facevano inciampo nel sentiero. Poi alzava il viso e, girati oziosamente gli occhi all'intorno, li fissava alla parte d'un monte dove la luce del sole già scomparso, scappando per i fessi del monte opposto, si dipingeva qua e là sui massi sporgenti come a larghe e inuguali pezze di porpora. Aperto poi di nuovo il breviario e recitato un altro squarcio, giunse a una voltata della stradetta dove era solito d'alzar sempre gli occhi dal libro e di guardarsi dinanzi, e così fece anche quel giorno. Dopo la voltata la strada correva diritta, forse una 60 passi, e poi si divideva in due viottoli a foggia ad un Y. Quella destra saliva verso il monte e minava alla cura, l'altra scendeva nella valle fino a un torrente, e da questa parte il muro non arrivava che all'anche del passeggero. I muri interni delle due viottole, invece di riunirsi ad angolo, terminavano in un tabernacolo sul quale erano dipinte certe figure lunghe, serpeggianti, che finivano in punta e che nell'intenzione dell'artista e agli occhi degli abitanti del vicinato volevano dire fiamme. E alternate con le fiamme, cert'altre figure da non potersi descrivere che volevano dire anime del purgatorio, anime e fiamme a color di mattone, su un fondo di giogliolo con qualche scalcinatura qua e là. Il curato, voltata la stradetta e dirizzando come era solito lo sguardo al tabernacolo, vide una cosa che non si aspettava e che non avrebbe voluto vedere. Due uomini stavano l'uno di rimpetto all'altro al confluente, per dir così, delle due viottole. Un di costoro a cavalcioni sul muricciolo basso, con una gamba spenzolata al di fuori e l'altro piede posato sul terreno della strada. L'abito, il compagno in piedi appoggiato al muro con le braccia incrociate sul petto. L'abito, il portamento e quello che dal luogo dove era giunto il curato si poteva distinguere dell'aspetto non lasciavano dubbio intorno alla loro condizione. Avevano entrambi intorno al capo una reticella verde che cadeva sull'omero sinistro, terminata in una gran nappa e dalla quale usciva sulla fronte un enorme ciuffo, due lunghi mustacchi arricciati in punta, una cintura lucida di cuoio e a quella attaccate due pistole, un piccolo corno ripieno di polvere cascante sul petto come una collana, un manico di coltellaccio che spuntava fuori di un taschino degli ampi e gonfi calzoni, uno spadone con una gran guardia traforata a lamine d'ottone congegnate come in cifra, fordite e lucenti. A prima vista si davano a conoscere per individui della specie dei bravi. Questa specie, ora del tutto perduta, era allora floridissima in Lombardia,